La sera del 2 marzo 2014 il Napoli gioca a Livorno in Toscana, la partita che vale per il posticipo della domenica pomeriggio ore 18:30. Finisce 1-1, gol di Mertens su rigore, pareggio su autogol di Pepe Reina. 1-1, partita non indimenticabile tranne che per un tifoso particolare che quella partita la guarda alle 9:30 del mattino perché si trova a Los Angeles, perché c'è il fuso orario, e forse la guarda in un bar in smoking come il signor Wolf di Pulp Fiction. Perché? Perché dovrebbe essere James Mocking quel tifoso? Perché quella notte a Los Angeles si consegnano gli Oscar e lui, quell'uomo, è invitato e potrebbe anche vincerlo. Perché quell'uomo, quel tifoso del Napoli che sta guardando Livorno-Napoli in un bar di Los Angeles è Paolo Sorrentino. La storia l'ha raccontata lui stesso, l'ha confermata anche Tony Servillo che era con lui in quel viaggio. Paolo Sorrentino vince l'Oscar nel marzo 2014 per La grande bellezza. Erano 15 anni che un film italiano non vinceva l'Oscar, l'ultimo era stato La vita è bella di Benigni. E allora, durante il tragitto che va dalla consegna, insomma, alla salita sul palco per ritirare il premio, ci sono 90 secondi di tempo per pensare al discorso e per soprattutto pronunciare un discorso di ringraziamento. Allora tutti quanti si limitano alle cose base, a ringraziare parenti, colleghi, figli, genitori, così fa anche Paolo Sorrentino, e poi però non si trattiene e cita quattro persone, quattro forme d'arte che sono state un'ispirazione in tutta la sua vita. The great beauty, Italy, Paolo Sorrentino. Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona. Sentito, no, Fellini non c'è bisogno di spiegazioni, Scorsese non c'è bisogno di spiegazioni, i Talking Heads, David Byrne, la colonna sonora della sua adolescenza, l'età inquieta per definizione che lui ascoltava sempre al Walkman negli anni 80, tanto poi da intitolare un film nel 2011 proprio con una canzone dei Talking Heads, This Must Be The Place, e poi Diego Maradona, l'arte che si fa calciatore. Già mettere nella stessa frase tre artisti come David Byrne, Fellini, Scorsese, due registi, un cantante, un musicista e un calciatore. Questa è la legittimazione che per Sorrentino il calcio è arte, Maradona è arte. L'ossessione di Sorrentino per Maradona è anche affetto, amore, passione, riconoscenza, gratitudine. Se avete visto il suo ultimo film, È stata la mano di Dio, sapete più o meno di cosa sto parlando. Per chi non l'avesse visto o per chi volesse comunque saperne di più, beh, è bello raccontare tutti i modi in cui il calcio è entrato nel cinema e nella vita di questo grande regista. Cominciare dal suo primo film, che è datato 2001, quando Paolo Sorrentino ha circa 30 anni e ha un titolo calcistico, L'uomo in più, e la prima scena di quel film è ambientata al San Paolo di Napoli, che non si chiamava ancora Maradona. Il San Paolo che poi nella settimana successiva all'Oscar, il 9 marzo 2014, gli dedicherà uno striscione che coprirà tutta la curva B, uno striscione di ringraziamento durante Napoli-Roma per il regista che era stato anche abbonato alla curva B grazie a Maradona. È un titolo che è in relazione al caso o a chi crede a dei poteri divini. Io credo in un potere semidivino di Maradona. Ecco. Il primo film di Sorrentino dunque nasce con un riferimento calcistico e soprattutto, come tutti i primi film, ha bisogno di un grande attore che lo trascini. A Napoli in quegli anni c'è una scena molto vivace, molto fervida, molto ricca di talenti emergenti e affermati, attorno a un'etichetta che si chiama Teatri Uniti, una casa di produzione che raduna il meglio della produzione artistica, teatrale, cinematografica di Napoli. Uno dei fiori all'occhiello, beh, è Tony Servillo, che ha 10 anni in più di Sorrentino, è un attore teatrale che sta girando l'Italia in quei mesi come protagonista del Misantropo di Molière. Molière per ogni attore è una specie di esame di laurea. Peraltro quel Misantropo di Servillo ha una caratteristica particolare, è una struttura rivoluzionaria, gli attori recitano in platea e il pubblico sta a guardarli sul palco. È un po' snob Servillo, come tutti gli attori di teatro, verso questo primo copione di un regista esordiente che ha fatto soltanto l'assistente alla regia, l'assistente alla produzione, insomma non ha ancora mai davvero espresso il proprio linguaggio cinematografico. Perciò Servillo prende tempo, non vuole, non vede, non è che
proprio non veda l'ora di leggere questo copione. E allora Sorrentino e il suo produttore Angelo Curti escogitano uno stratagemma stile calciomercato, falsa pista, fanno sapere a Servillo che non c'è problema, che un altro attore ha già letto e accettato quella parte, non fa niente. Allora, pungolato nell'orgoglio, Servillo legge la sceneggiatura che lo stava aspettando da settimane e la trova magnifica e decide di accettare la parte. Le parti sono due storie parallele di due personaggi che si chiamano entrambi Antonio Pisapia. Servillo interpreta un cantante confidenziale, un po' alla Franco Califano, in declino, come saranno in declino quasi tutti i personaggi di Sorrentino. L'altro, Antonio Pisapia, è un calciatore, anche lui a fine carriera, che gioca con la numero 5, il capitano della sua squadra, lo interpreta Andrea Renzi, attore più giovane che anche lui faceva parte della scena teatrale napoletana. Non si sa esattamente che squadra sia quella in cui gioca Pisapia, porta una maglia rossa in zona UEFA, probabilmente il Perugia, anche se non viene mai detto, perché le scene di calcio di quel film sono ambientate al San Paolo, girate durante un Napoli-Perugia del marzo 2001. Sappiamo però qual è l'ispirazione di quel personaggio, è Agostino Di Bartolomei, che con Sorrentino condivide due cose: intanto è di origini campane, anche lui, e soprattutto si è tolto la vita il 30 maggio 94, il giorno prima del 24esimo compleanno di Sorrentino, un'altra ricorrenza pesante per Di Bartolomei, che esattamente 10 anni prima, il 30 maggio 84, aveva provato il dolore più grande della sua carriera da calciatore, la sconfitta in finale di Coppa Campioni contro il Liverpool con la maglia della Roma di cui era capitano. Sono considerazioni che colpiscono un regista giovane come Sorrentino, amante del calcio. Dirà Sorrentino: con Di Bartolomei ho fatto una scoperta sconvolgente, anche un calciatore si può togliere la vita, si può suicidare. Ho avuto voglia di raccontare quella fase della vita in cui il calcio smette di essere un paravento, in cui la vita smette di essere un gioco, smette di essere facile. Il film racconta appunto il declino di questo calciatore che cerca di rimanere nel giro, ma viene, come dire, trattato male dai suoi presidenti e dai suoi dirigenti. Un presidente particolarmente cialtrone gli dice una frase molto vera però: il calcio è un gioco, caro Pisapia, ma lei è un uomo fondamentalmente triste. Gente fuori posto, non sarà l'unico personaggio fuori posto della carriera, della filmografia di Sorrentino. Il film si apre con una scena nello spogliatoio del San Paolo in cui c'è un allenatore molto violento, molto aggressivo, che insulta i calciatori, e Pisapia è l'unico che ha il coraggio di opporsi da capitano e di dargli anche dei suggerimenti tattici. Questo è il primo film e parlerà di calcio, ma il calcio promette di essere parte integrante della carriera di Sorrentino. Per esempio lo fa in un film che si chiama Youth ed è il primo film di Sorrentino dopo La Grande Bellezza, in cui troviamo per la prima volta un personaggio che è a immagine e somiglianza del mito calcistico di Sorrentino. E non viene mai detto il suo nome, nei titoli di coda c'è scritto sudamericano, ma è evidente anche da queste immagini che quel personaggio grasso, imbalsito, con problemi respiratori sia Diego Maradona. Ci sono piccole differenze tra il vero Maradona e quello che nel film viene interpretato da questo attore che si chiama Roly Serrano, attore argentino, anche lui con simpatie di sinistra come Maradona, anche lui con un'ex moglie di nome Claudia. Per esempio, il vero Maradona ha un tatuaggio di Che Guevara sulla spalla destra, quello di Sorrentino ha una facciona di Karl Marx dipinta sulla schiena, non vuol dir nulla, è un divertissement. Però c'è una scena che cattura l'essenza del vero Maradona, quando il finto Maradona lo vediamo palleggiare nonostante la stazza ormai fuori controllo con una pallina da tennis, fa palleggi altissimi, palleggi assurdi, eppure ogni volta la pallina ricade sul suo piede sinistro e riparte verso l'alto. Quella è una scena che Sorrentino si ricorda da ragazzo, lo ha raccontato in un'intervista a Repubblica qualche anno fa: ero ragazzino, avevo 16 anni e vidi da solo una notte Maradona, poco prima che partisse per il Mondiale 86, che si allenava da solo in un campo da tennis e con un pallone da calcio lo infilava in una porticina da calcetto, sempre nello stesso punto. È stato il più grande spettacolo che io abbia mai visto. Questa scena Maradona la farà tante volte, il dare spettacolo, il fare arte per l'arte, soltanto per far vedere, per mettersi in mostra. Lo racconta per esempio un grande scrittore come Osvaldo Soriano,
che andò a trovare Maradona in compagnia di Gianni Minà, amico in comune, durante i mondiali 90, quando l'Argentina era in ritiro a Trigoria, vicino appunto Roma. Ho conosciuto Maradona una sera a Trigoria, da prima ho fatto finta di non interessarmi a lui, scrive Soriano, con l'intenzione di ferire il suo orgoglio e conquistare la sua attenzione. Allora, per impressionarmi, si è messo un'arancia in testa e l'ha fatta ballare per tutte le curve del corpo senza che cadesse una sola volta. Alla fine l'ha presa e, senza badare a me, ha domandato a Gianni Minà, che mi aveva accompagnato: allora Gianni, quante volte l'ho toccata col braccio? E noi in coro eravamo sbalorditi, rispondemmo: mai. E lui sorrise con una voce più furba possibile, disse: invece sì, l'ho toccata una volta col braccio, ma al mondo non c'è arbitro che se ne possa accorgere. La mano di Dio, il braccio di Dio, quello che volete, ritornerà evidentemente in questa storia. Poi però adesso c'è da fare una deviazione, perché la grande bellezza che è ambientato a Roma, e se il numero 10 per eccellenza Napoli sappiamo chi è anche quello romano per eccellenza. Totti non compare mai, ovviamente, la grande bellezza. Compaiono Sabrina Ferilli, Antonello Venditti, Carlo Verdone, simboli di Roma e anche della Roma, grandi tifosi della Roma. Ma Totti compare solo come parola in un titolo di giornale, all'inizio, prima scena del film, boom, cannone del Gianicolo che annuncia il mezzogiorno, applausi ai turisti, classica scena da cartolina romana, un uomo sosta davanti al monumento di Garibaldi, o Roma o morte, si legge, una donna di mezza età seduta in panchina fuma e legge la Gazzetta dello Sport, e il titolo della Gazzetta che vediamo avvicinandoci a lei è Allarme per Totti. È l'estate del 2012, la Roma è nel ritiro in Austria, quella è la Gazzetta dell'8 agosto 2012 che raccontava di un piccolo infortunio a Totti. Curiosamente la grande bellezza inizia a essere girato, le prime riprese sono il 9 agosto, quindi è possibile che Sorrentino abbia iniziato proprio da quella scena, rimediando la Gazzetta del giorno prima. Piccolissima curiosità, come si vede la donna non sta leggendo l'articolo su Totti, ma sta leggendo quello dalla parte opposta, che noi non sappiamo quale sia, però quel giorno la Gazzetta aveva da un lato l'articolo su Totti e dall'altro un articolo su un altro numero 10, nato a Roma, acquistato dalla Fiorentina, ovvero Alberto Aquilani, quindi insomma... Sorrentino ha trovato la pagina perfetta, lui che è amante dei numeri 10 ha trovato la Gazzetta perfetta, da un lato Totti, dall'altro Aquilani, due numeri 10, entrambi nati a Roma. Maradona e il calcio, il Napoli, tornano anche in The Young Pope, la serie TV girata per Sky, ambientata in Vaticano, in cui abbiamo un personaggio minore interpretato da Silvio Orlando, che è un grande tifoso del Napoli, si chiama Cardinale Voiello, che non è soltanto il cognome del personaggio, ma anche uno sponsor del Napoli degli anni 90. È talmente tifoso del Napoli che ha tre cellulari con tre cover dedicate a Insigne, Higuain e Amsic. Ha una suoneria che è Un giorno all'improvviso, il famoso coro della curva B dei tifosi del Napoli. Addirittura pare ci fosse stata una scena girata ma non inserita nel montaggio in cui il cardinale Voiello festeggiava un ipotetico scudetto del Napoli facendo un bagno nella fontana, in una fontana del Vaticano. Conoscendo la scaramanzia dei napoletani, deve essere stata una delle scene più difficili della carriera sia di Sorrentino che di Silvio Orlando. Però c'è naturalmente da parlare a questo punto di Maradona. Maradona che torna, rientra, occupa la fantasia, l'adolescenza, i sogni del giovane Paolo Sorrentino, tutto ciò di cui parla il suo ultimo film, disponibile da un paio di mesi, da dicembre, su una nota piattaforma in streaming, è uscito anche al cinema, un film che è stato candidato al Golden Globe, rappresenta l'Italia agli Oscar 2022. Il film è diviso a metà da un evento tragico che, se avete visto, sapete già quale, se non l'avete visto, beh, onestamente se ne è parlato molto, la scomparsa dei genitori di Paolo Sorrentino in maniera molto traumatica, ma tutta la prima parte è giocata sull'attesa di Maradona. Maradona arriva a Napoli nell'estate 84, allora il mercato non finisce a settembre come oggi, ma il 1 luglio è già finito, i giocatori o li compri a giugno o non li prendi più. Maradona è in ballo col Napoli da settimane, una trattativa estenuante che blocca la città per giornate intere. La parola d'ordine di quell'estate è fideiussione, una parola misteriosa che in realtà è la garanzia che le banche devono dare al Barcellona che il Napoli abbia davvero i 13 miliardi che servono per pagare Maradona, il calciatore più pagato al mondo. Sembra averceli, poi sembra non averceli più. Il personaggio che interpreta il giovane Paolo Sorrentino nel film si chiama Fabietto, e il suo padre, Tony Servillo, cerca di smorzare il suo entusiasmo. Gli dice:
Ma Fabio, ma che viene a fare in da stu ces Maradona? Non crede che arriverà il pibe d'oro? A un certo punto prende un Corriere dello Sport e lo sventola davanti al figlio per fargli capire che non verrà. Si legge il titolo: Giordano niente Juve, Maradona niente Napoli. Quello è il 30 giugno 84, è l'ultimo giorno di mercato. Il giorno prima sembra che sia saltato l'affare Maradona e Bruno Giordano ha detto no alla Juventus, tirando sull'ingaggio per rimanere alla Lazio. Però il 30 giugno le cose cambiano clamorosamente. La sera inizia a serpeggiare in città la voce che la trattativa è riaperta. I telegiornali preparano edizioni straordinarie per dare in diretta la notizia. Nel film c'è un momento molto intimo, familiare, in cui arriva la notizia. C'è stato un litigio molto duro tra i due genitori per motivi di infedeltà coniugale. Il giovane Fabietto ha sentito la lite, innervosito, ha avuto un attacco di panico. Poi la situazione si è placata, suona un telefono nel cuore della notte, la mamma va a precipitarsi a rispondere perché pensa che sia la donna per cui aveva litigato col marito poco prima. In realtà è una telefonata dalla banca, perché il padre di Sorrentino lavora in banca e un suo collega che gli dice che sono arrivate le fideiussioni e che il Napoli ha comprato Maradona. Basta questa notizia a riportare l'armonia in famiglia. Per la verità la storia è andata diversamente, l'ha raccontata lo stesso Sorrentino a un'intervista a un mensile francese, SoFoot, nel 2015. Racconta: l'acquisto di Maradona è il ricordo più bello che ho legato al calcio. Era l'estate dei miei 14 anni, ero in Inghilterra in vacanza da solo e chiamavo a casa ogni tre giorni. Un giorno chiamo a casa e mio padre mi dice che il Napoli ha comprato Maradona. Poi fa una pausa, perché era un uomo estremamente distaccato, e mi dice: ho già comprato gli abbonamenti per l'anno prossimo, curva B. La notizia che invece cambia la vita in peggio, l'adolescenza, la stravolge, di Paolo Sorrentino si intreccia al Napoli. Perché? Perché il Napoli nell'aprile 87 è in piena corsa per il suo primo scudetto. Mancano 6 giornate alla fine del campionato, ha un vantaggio ampio sull'Inter e sulla Roma e deve andare a giocare a Empoli, ancora in Toscana, come a Livorno stava giocando il Napoli quando Sorrentino vide la partita nel bar di Los Angeles. Sempre il Napoli, partita tranquilla anche a livello di tifoserie, quindi i genitori di Sorrentino dicono a suo figlio che può andare da solo con amici in trasferta a Empoli. Loro andranno, come fanno sempre nei weekend invernali primaverili, in montagna a Roccaraso, dove hanno una villa appena ristrutturata, dove amano passare weekend, dove va sempre ad accompagnarli il figlio Paolo. Quel giorno non ci va, quel weekend non ci va, il primo weekend di aprile dell'87, e la notizia che c'è stata una fuga di monossido di carbonio, che è stata fatale ai due genitori Sasà e Tina, che Paolo ringrazia durante il discorso dell'Oscar del 2014, stravolge la vita del ragazzo, che può persino pensare legittimamente che sia stata la mano di Dio, che sia stato Maradona a salvargli la vita, come dice lo zio nella scena del funerale pochi minuti dopo nel film. Sono cose che lasciano il segno, sono cose che evidentemente fanno pensare che ci sia tutta una linea, ci sia tutta una guida, un filo azzurro in questo caso, che unisce le varie pagine della vita di un ragazzo diventato poi regista, poi diventato autore, artista, addirittura premio Oscar. L'arte è quella che Sorrentino cerca anche nel calcio. Il suo idolo da ragazzo era Salvatore Bagni, perché facevano lo stesso ruolo, mediano di fatica che correva tanto. Poi disse Sorrentino: poi ho iniziato a fumare e mi è mancato il fiato. Però il gusto del calcio Sorrentino lo ritrova in quattro giocatori, in quattro numeri 10, che sono il simbolo della fantasia. Sono Maradona ovviamente, ma anche Zico, Zidane, Dennis Bergkamp, sono giocatori che inventano mondi straordinari. E quello che dice Sorrentino, dice: sono giocatori che a lungo sembrano uguali agli altri, ma all'improvviso li scopri capaci di qualcosa di soprannaturale, che è impossibile da replicare. In quel momento diventano eroi. Questi calciatori vivono in un mondo in cui noi non possiamo entrare, non riusciamo nemmeno a capire il modo di entrare. E questa è l'emozione.